Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista. La fine dell'estate lascia sempre un velo di malinconia legata alla conclusione delle vacanze, con relativo ritorno alla routine lavorativa. Quindi, cari amici di Radio Talpa, per questa ultima puntata della rassegna stagionale Cantanti e Cantautori d'Italia, mi sono tenuto la narrazione di un LP splendido nel quale poesia, tenerezza, nostalgia malinconica e anche un pizzico di rabbia permeano i 6 stupendi brani usciti nel 1976 dalla penna di un vero maestro del cantautorato italiano. Questa sera ascoltiamo assieme l'album Via Paolo Fabbri 43, settimo lavoro di Francesco Guccini. Fra crafe e boiate, le ore strane sono volate, crasso l'autobus, mi insegue lungo il viale. E l'alba è un pugno in faccia, verso cui tendo le braccia, scoppio il mondo, fuori porta San Vitale. E in via Petroni si svegliano, preparano libri e caffè, e io danzo con Snoopy e con Linus un tango argentino col caschetto. Se fossi più gatto, se fossi un po' più vagabondo, vedrei in questo sole, vedrei dentro l'alba e nel mondo. Ma c'è da sporcarsi il vestito e c'è da sgualcire il gilet, perché mamma mi trovi pulito più all'alba in via Fabbri 43. I geni musicali preannunciati dai giornali hanno officiato, i sacri versi hanno cantati, le elettriche impazziscono, sogni e malattie guariscono, son poeti, santi, taumaturghi e vati, con gioia e tremore li seguo dal fondo della mia città. Poi chiusa la soglia, do sfogo alla mia turpe voglia. Ascolto Bach. Se solo affrontassi la mia vita come la morte, avrei clown, giannizzeri, nani a stupir la tua corte. A voci imperiose mi chiamano e devo tornare, perché ho un posto da vecchio giullare qui in via Paolo Fabbri 43. Gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo. Sono pallidi nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si parla di strutturalismo. In fondo mi sono simpatici da quando ho incontrato Descartes, ma pensa se le canzonette me le recensisse Roland Barthes. Se fossi accademico, fossi maestro o dottore. Via Paolo Fabbri 43 rappresenta l'indirizzo di quella che all'epoca era l'abitazione bolognese di Francesco Guccini, dove sarebbe rimasto tanti anni anche dopo il suo ritiro dalle scene.
Questo album è presente nella classifica dei 100 migliori album italiani di sempre e nel 1976 si attestò al 26esimo posto degli album più venduti di quell'anno. Il brano che ascoltiamo ora ha una costruzione armonica e melodica stupenda e un testo in cui Guccini rivendica il diritto non convenzionale di realizzare una canzone usando certi temi ricorrenti piuttosto che altri, cercando parole che non trova, dicendo cose vecchie con il vestito nuovo e raccontando il vuoto che al solito aveva di dentro. Canzone quasi d'amore. Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni. Col tempo, o forse vuoi che dica che ho i capelli più corti, o che per le mie navi son quasi chiusi i porti. Io parlo sempre tanto, ma non ho ancora fedi, non voglio menar vanto di me o della mia vita, costretta come dita nei piedi. Queste cose le sai, perché siamo tutti uguali e moriamo ogni giorno dei medesimi mali, perché siamo tutti soli ed è nostro destino tentare goffi voli d'azione o di parola, volando come vola il tacchino. Non posso farci niente e tu puoi fare meno. Sono vecchio d'orgoglio, mi commuove il tuo seno e di questa parola io quasi mi vergogno. Ma c'è una vita sola, non ne sprechiamo niente in tributi alla gente o al sogno. Le sere sono uguali, ma ogni sera è diversa e quasi non ti accorgi dell'energia dispersa a ricercare i visi che ti han dimenticato, vestendo abiti lisi, buoni ad ogni evenienza, inseguendo la scienza o il peccato. Tutto questo lo sai e sai dove comincia la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia, perché siamo tutti uguali, siamo cattivi e buoni e abbiamo gli stessi mali, siamo vigliacchi e fieri, saggi, falsi, sinceri, coglioni. Ma dove te ne andrai? Ma dove sei già andata? Ti dono, se vorrai, questa noia già usata. Tienila in mia memoria, ma non è un capitale. Ti accorgerai da sola, nemmeno dopo tanto, che la noia di un altro non vale. D'altra parte lo vedi, scrivo ancora canzoni e pago la mia casa, pago le mie illusioni. Fingo d'aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi.
Il brano che apre questo album è Piccola storia ignobile, in cui Guccini parlò di un tema importante dopo averci pensato a lungo, avendo timore di dire cose non giuste, quindi mettendo assieme diverse storie che raccolse lui di persona da donne che avevano abortito, cercando di ricavarne una storia tipica, esemplare. Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e banale come tante, che non merita nemmeno due colonne su un giornale, o una musica o parole un po' rimate, che non merita nemmeno l'attenzione della gente. Quante cose più importanti hanno da fare. Se tu te la sei voluta, allora non importa niente. Te l'avevan detto che finivi male. Ma se tuo padre sapesse qual è stata la tua colpa, rimarrebbe sopraffatto dal dolore. Uno che poteva dire guardo tutti a testa alta, immaginasse appena il disonore. Lui che quando tu sei nata mise via quella bottiglia per aprirla il giorno del tuo matrimonio. Ti sognava laureata, era fiero di sua figlia, se solo immaginasse la vergogna, se solo immaginasse la vergogna, se solo immaginasse la vergogna. E pensare a quel che ha fatto per la tua educazione, buone scuole e poca e giusta compagnia, allevata nei valori di famiglia e religione, di ubbidienza, castità e di cortesia. Dimmi allora quel che hai fatto, chi te l'ha mai messo in testa, o dimmi dove e quando l'hai imparato, che non hai mai visto in casa una cosa men che onesta, e di certe cose non si è mai parlato, e di certe cose non si è mai parlato, e di certe cose non si è mai parlato. E tua madre, che da madre qualche cosa l'ha intuita, e sa leggere da madre ogni tuo sguardo. Devi chiederle perdono, dire che ti sei pentita, che hai capito e che disprezzi quel tuo sbaglio. Però come farai a dirle che nessuno ti ha costretta, o dirle che provavi anche piacere? Questo non potrà capirlo, perché lei da donna onesta l'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. E di lui non dire male, sei anche stata fortunata. In questi casi, sai, lo fanno in molti. Sì, lo so, quando lo hai detto, come si usa ti ha lasciata, ma ti ha trovato l'indirizzo e i soldi. Poi ha ragione, non potevi dimostrare che era suo, e poi non sei neanche minorenne. E allora questo
questo sbaglio è stato proprio tutto tuo. Noi non siamo perseguibili per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. E così sei trovata come a un tavolo di marmo, desiderando quasi di morire, presa come un animale macellato, stavi urlando, ma quasi l'urlo non sapeva uscire. E così ti sei trovata fra paure e fra rimorsi, davvero sola fra le mani altrui. E pensavi nel sentire nella carne tua quei morsi di tuo padre, di tua madre e anche di lui. Di tuo padre, di tua madre e anche di lui. Di tuo padre, di tua madre e anche di lui. Ma che piccola storia ignobile sei venuta a raccontarmi, non vedo proprio cosa posso fare. Dirti qualche frase usata per provare a consolarti, o dirti è fatta ormai, non ci pensare. È una cosa che non serve a una canzone di successo, non vale due colonne su un giornale. E tu te la sei voluta, cosa vuoi mai farci adesso? E i politici han ben altro a cui pensare. E i politici han ben altro a cui pensare. E i politici han ben altro a cui pensare. Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi. Francesco Guccini è sempre stato attratto dalle figure dei diversi e degli emarginati come ultimi residui di una cultura che stava scomparendo. Questa struggente canzone pregna di solitudine gli fu ispirata dalla figura di un certo Paolo Mignani, un vecchio ex calzolaio suo vicino di casa in via Paolo Fabbri 43. Lo sento da oltre il muro che ogni suono fa passare l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella da 30 candele, fra mobili che non hanno mai visto altri splendori, giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori, fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani, mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani. Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina, e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso il giorno che lo aspetta. E poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia, mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti e questo tempo che non si rimette ancora. Mi dice 100 volte fra la rete dei giardini di una sua gatta morta, di una lite coi vicini. E mi racconta piano col suo tono un po' sommesso di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso. Io ascolto e i miei pensieri corrono dietro alla sua vita, a tutti i volti visti dalla lampadina antica, a quell'odore solito di polvere e di muffa,
a tutte le minestre riscaldate sulla stufa, a quel tic tac di sveglia che enfatizza ogni secondo. Ma come da quel posto si può mai vedere il mondo? Ho un'esistenza andata in tanti giorni uguali e duri, ma come anche la storia sia passata fra quei muri. Io ascolto e non capisco, e tutto attorno mi stupisce, la vita com'è fatta e come uno la gestisce, e i mille modi e i tempi, poi le possibilità, le scelte, i cambiamenti, il fato, le necessità. E ancora mi domando se sia stato mai felice, se un dubbio l'ebbe mai, se solo oggi si assopisce, se un dubbio l'abbia avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che probabilmente è solo un tarlo di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. Non posso, non so dir per niente se peggiore sia, a conti fatti la sua solitudine o la mia. Diremo forse un giorno, ma se stava così bene, avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene, coi soldi risparmiati, un po' perché non si sa mai, un po' per abitudine e son sempre pronti guai. Vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti, piacere mio son lieto, eravate suoi parenti, e a poco andrà via dalla nostra mente piena soltanto un'impressione che ricorderemo appena. E un'altra volta è notte e suono, non so nemmeno io perché motivo, forse perché son vivo, e voglio in questo modo dire sono, o forse perché un modo pure questo per non andare a letto, o forse perché ancora c'è da bere e mi riempio il bicchiere. E l'eco si è smorzato appena delle risate fatte con gli amici, dei brindisi felici in cui ciascuno chiude la sua pena, in cui ciascuno non è come adesso, da solo con se stesso, a dir dove ho mancato, dove è stato, a dir dove ho sbagliato. Eppure fa piacere a sera andarsene per strade d'osterie, vino e malinconie. È entrata di diritto nella storia della musica cantautorale italiana la genesi del brano L'Avvelenata, in cui Francesco Guccini si scagliò verso il critico musicale Riccardo Bertoncelli, che 2 anni prima scrisse sul mensile musicale Gong una feroce recensione dell'album Stanze di vita quotidiana. Con un linguaggio forbito, denso di similitudini, Bertoncelli stroncò Guccini con le parole aspre di un ventenne alle prime armi come giornalista, in anni in cui la musica pop infiammava animi già caldi di loro. Questo è un breve stralcio della recensione. Francesco Guccini non appartiene più a se stesso e finisce col ripetersi, regalando una pianta topografica della propria anima tanto diffusa quanto vana. I suoi testi sono senza magia, nudi, freddi, piccoli rami sfrondati dall'albero francese o dall'America anni 30-50, che già sappiamo, sino all'ebbrezza, noiosi. Francesco Guccini per la prima volta eseguì L'Avvelenata in un concerto. Bertoncelli lo seppe e telefonò al cantautore, che ne fu sorpreso ma gentile.
I due si incontrarono nella casa di via Paolo Fabbri e Guccini suonò alla chitarra il brano. I due riuscirono a chiarirsi e il cantautore si offrì di togliere il nome del critico dal testo, ma Bertoncelli rispose: «Ora che ci conosciamo non ha più senso». L'Avvelenata si rivelò il brano di punta di via Paolo Fabbri 43. Buona serata da Paolo Casisa. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni, voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto. Thank you.
Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.